Buonasera e benvenuti al quinto salotto casertano. Vi ricordo che grazie a Toponomastica Femminile potete rivedere tutti i nostri incontri su YouTube. Questa sera vi presentiamo la figura di una donna grande europeista e poi anche grande femminista. Parleremo di Ursula Hirschmann, una personalità complessa ma con un ideale preciso per il quale combatterà tutta la vita. Ursula, giovanissima, fugge dal nazismo, fugge quindi dalla Germania, sua patria natale, e lei stessa si definisce una senza patria. Senza ma patria, ma con un sogno, quello di essere abitante di una terra intesa in senso lato, il cui ordine è fondato sulle singole nazionalità. E questa terra è l'Europa. Il suo ideale è sentirsi europei perché non ci si può sentire nient'altro. Cito dal volume di Marcella Filippa che stiamo per presentare. Ursula ha amato e sposato due grandi europeisti, Eugenio Colorni prima e Altiero Spinelli poi. Spinelli nel 1941 con Ernesto Rossi, ci tengo a citarlo perché casertano, scrisse il manifesto per un'Europa libera ed unita, meglio conosciuto come Manifesto di Ventotene. Ventotene è l'isola del confino in cui nasce questa idea di Europa che oggi vediamo realizzarsi e rafforzarsi ogni giorno di più. Isola nella quale donne come Ursula, come le sorelle Spinelli, Gigliola e Fiorella e come Ada Rossi, moglie del casertano Ernesto, ma di cognome Rossi anche da nubile, contribuirono a scrivere il manifesto europeista e a diffonderlo clandestinamente. Fu proprio assieme ad Ada Rossi che Ursula organizzò nel 1943 la prima riunione costitutiva del movimento federalista a Milano, che si concluse con l'approvazione delle sei tesi politiche che andarono a tradurre in proposte concrete le idee di Ventotene. E Colorni ne curò la prima edizione clandestina nel 1944. Nello stesso periodo, appunto, Ursula contribuì alla diffusione delle teorie europeiste, collaborando alla redazione del foglio clandestino L'Unità Europea. E poi è solo negli anni 70 del Novecento che Hirschmann si avvicina al femminismo, quando accompagnando Spinelli a Bruxelles si rende conto della poca rilevanza e considerazione che le donne hanno a livello politico nel nuovo Parlamento europeo. È così che nel 1975 dà vita ad un progetto federalista rivoluzionario coniugato al femminile, l'associazione Femmes pour l'Europe, con l'obiettivo di unire le donne in battaglie comuni su tutti i fronti. Sia Ursula Hirschmann che Ada Rossi, quindi, non si limitarono ad essere semplicemente le mogli dei padri dell'Europa, ma ne furono vere e proprie madri costituenti, diffondendo le idee europeiste, Ursula appunto fondando, come detto, l'associazione Femmes pour l'Europe e Ada innestando la sua fede europeista all'interno del Partito Radicale. È grazie a loro se l'Europa nata con i trattati di Roma del 1957 diviene la patria e la promotrice delle politiche per le pari opportunità, uno spazio politico destinato ad ampliarsi, lo vediamo nel quotidiano, ma come dice Miriam Mafai, mai abbassare la guardia. Mi fermo qui perché parleranno di Ursula Hirschmann eminenti esponenti, la professoressa Filomena Guidi della FIDAPA di MEFFI, il dottor Marco Zecchinelli del Movimento Federalista Europeo di Fano, nonché
l'autrice della biografia Marcella Filippa. Ringrazio Gianfranco Battista per il solito supporto tecnico. Vi do appuntamento al prossimo salotto che sarà il 9 dicembre e risaliremo ancora indietro nel tempo parlando di attiviste risorgimentali. Passo la parola a Lidia Luberto che modererà il salotto. Grazie per la vostra partecipazione e buon ascolto. A te, Lidia. Grazie Fosca, benvenuti a tutti, grazie ai relatori. Questa sera l'incontro è particolarmente interessante perché si parla di una donna, come ha anticipato Fosca, determinante nella storia dell'Europa e nella storia delle donne. E mai come in questo momento, diciamo, queste due concezioni sono fondamentali, la donna e l'Europa. Anzi, l'Europa forse mi veniva in mente una vecchia frase che tutti conosciamo, quella, parafrasando questa frase, che fatta l'Italia bisognava fare gli italiani, io direi fatta l'Europa, siamo ancora lontani dal fare gli europei, a quanto si vede proprio in questi giorni di questa terribile esperienza che stiamo facendo tutti, ma che non tutti viviamo allo stesso modo, non abbiamo le stesse politiche. Quindi l'Europa e gli europei sono ancora là da venire. Quindi è importantissimo ricordare figure come la Hirschman che hanno avuto un ruolo fondamentale nella nascita quantomeno dell'Europa. A parlarne stasera, come diceva già Fosca, sono due studiosi, Maria Filomena Guidi, che è nata a Melfi, lavora a Melfi, è laureata in filosofia, specializzata in didattica delle comunicazioni e tecnologie multimediali, è dirigente scolastica, è iscritta alla FIDAPA, come già ha detto Fosca, è impegnata nel dialogo con le scuole per diffondere una sensibilità verso il mondo femminile. Con l'ARCI ha organizzato rassegne cinematografiche sulle donne e spettacoli teatrali. È socia anche dell'ANPI, questa è una parte della sua biografia. Invece Marco Zecchini, nato a Roma nel 77, è laureato in lettere antiche in economia e gestione di servizi turistici ed è iscritto dal 2016 al Movimento Federalista Europeo, per il quale dal 2019 è segretario della sezione di Pesaro Fano, che ha contribuito a fondare. Corrispondente dell'ufficio del dibattito e membro del Comitato federale. Vive nelle Marche da molti anni e lavora quindi, come abbiamo visto, molto in questo ambito dell'Europa. Poi c'è Marcella Filippa, che è appunto l'autrice del testo che andiamo a presentare oggi e che è una studiosa impegnata nel settore appunto per le donne. Ha scritto tantissimo, tantissimo libri sulle donne, vive e lavora a Torino, è una storica, saggista, traduttrice, giornalista, vincitrice di molti premi, responsabile di collane editoriali sulla storia delle donne e sul pensiero femminile europeo. Ha pubblicato numerosissimi libri, non me li elenco perché sarebbe, insomma, toglieremmo tempo alla discussione. Ricordo solamente gli ultimi, i più recenti, il libro su Rita Levi-Montalcini, Tina Anselmi e ora Ursula Hirschman, appunto. Quindi io a questo punto lascio la parola a Marco Zecchinelli per il primo intervento. Grazie mille per l'invito a parlare questa sera di una figura che per me è straordinaria, nel senso che davvero ha avuto una vita fuori dall'ordinario e ha svolto un ruolo che è stato anticipato poco fa, davvero incredibile per la nascita delle istituzioni europee che sarebbero nate dopo Ventotene, ma anche per alcune cose che dirò più tardi proprio sul rapporto tra donne e Europa. Questo libro io l'ho presentato altre volte quest'anno e quindi è ormai una consuetudine dire che secondo me è un libro che ha dei pregi straordinari, nel senso che è tempestivo, utile e bello. E non in ordine di importanza questi tre aggettivi. Tempestivo perché ovviamente esce nel trentennale della morte di Ursula Hirschman, ma anche nell'ottantesimo di Ventotene, del manifesto che è stato scritto proprio nell'inverno del 41 e quindi coglie questi due momenti per ricordarli e rilanciarli un po'.
utile perché purtroppo Ursula Hitchman, nonostante una figura appunto così centrale, come i suoi mariti, è una figura purtroppo molto più conosciuta forse a Bruxelles di quanto lo sia in Italia. E questo è un problema perché appunto su Ursula Hitchman esistono, per quanto ne so, sostanzialmente due biografie, questa è la seconda, e poi un testo che raccoglie le sue memorie che è incompleto, perché poi Ursula ebbe i problemi di salute che ben descrive Marcella nel suo libro. È bello perché è scritto in una maniera che completa in un certo senso l'altra biografia, quella della Boccanfuso, che è una biografia molto più storica, molto più ricca di rimandi, di note, e perché è una biografia che entra proprio in empatia col personaggio che racconta, una biografia particolare, una biografia che ce la restituisce Ursula proprio come donna, come madre, come moglie, come militante politica e anche come, diciamo, come in un certo senso musa ispiratrice di due figure assolute del Novecento italiano, che sono Eugenio Colorni, purtroppo morto tragicamente molto giovane, e poi Altiero Spinelli, che è stato veramente uno dei pensatori più originali sicuramente della politica del Novecento. E quindi questo libro davvero ha dei pregi che mi permettono di parlarne senza imbarazzo come un libro particolarmente bello. Poi il fatto che io sia di Fano, dove il libro è stato pubblicato, è una fortunata coincidenza, ma io alle coincidenze credo poco, credo più al destino, e quindi probabilmente ha un senso anche questo. Di Ursula, quello che credo sia particolarmente bello in un momento del genere è ricordare la modernità. È una figura, davvero una donna che è stata antesignana sotto molti punti di vista. Certo, una donna del suo tempo, senza ombra di dubbio, una donna che ha avuto 6 figli, oggi difficilmente una donna moderna avrebbe 6 figlie, ma una donna anche che in un certo senso ha saputo intuire alcune cose che poi sarebbero diventate molto moderne tempo dopo, oppure che ha saputo inserirsi poi, appunto, come diceva prima dottoressa Pizzaroni, nell'ambito della corrente femminista degli anni 60-70 e dare comunque un contributo d'originalità notevole. E apportare anche una cosa che, qui parliamo di donne, e che credo sia molto femminile, forse uno stereotipo, ma permettetemi di dirlo. Ursula è stata una donna molto concreta, una donna che... È bella la parola sogno che ha usato prima la dottoressa Pizzaroni, ma è stata una donna estremamente concreta, è stata una donna anche di progetti, di realizzazioni. Più che di un sogno, lei aveva un'urgenza vissuta sulla propria pelle di trasformare l'Europa che l'aveva vista nascere, cioè quella delle patrie nazionali, quella dei nazionalismi, in qualcosa di diverso. E Altiero Spinelli riconosce questa sua, nella sua autobiografia e nei suoi diari, riconosce il ruolo fondamentale che ha avuto Ursula Hitchman in alcuni passaggi della sua vita. E uno dei quali è stato proprio agli inizi, quando nel 1945, dopo la Francia liberata, loro tentano di organizzare una conferenza internazionale sull'Europa Unita. E quando riescono ad arrivare lì, tra l'altro clandestinamente, e riescono ad arrivare in Francia, di fatto le persone con cui erano rimasti in contatto erano passate ad altro, e quindi la conferenza non si sarebbe tenuta se non fosse stato per l'opera straordinaria di Ursula Hitchman, che aveva dei contatti a Parigi risalenti al periodo in cui era stata giovane, prima della guerra, nella città, ma che aveva anche, ripeto, una capacità di concretezza straordinaria. Altiero si sente perso, e invece lei riesce a organizzare una conferenza a cui partecipano le migliori intelligenze della Francia e anche della Gran Bretagna, una cosa che poi anticipa la conferenza dell'Aia del 48 in un certo senso, e che trasmette appunto questo ideale di Europa Unita anche oltre i confini italiani. È Ursula che in Svizzera contribuisce durante l'esilio anche di Altiero a sbrigare molte faccende di traduzione, di diffusione, a portare il messaggio nella resistenza nazista, nella resistenza contro i nazisti in Germania. È Ursula che davvero
per lunga parte della sua vita si mette a servizio di quest'idea e in un certo senso, anzi più che in un certo senso, lei poi lo dice proprio chiaramente, Marcella fa bene a riportarlo nel suo libro, si mette a servizio del suo uomo, dei suoi uomini in realtà, aiutandoli a trasformare quelle idee in qualcosa di molto concreto. Questa cosa qui, verso gli anni 70, poi forse lo dirà anche Marcella, è il contributo più originale che Ursula apporta, e è sempre molto concreto, lo ha ricordato prima la dottoressa Pizzaroni, cioè la creazione di Fan pour l'Europe. Fan pour l'Europe è una cosa che a riguardarla oggi può sembrare magari ovvia, scontata, non lo era assolutamente, e se si va a guardare le carte, quello che ha scritto, le petizioni che ha mandato e tutta l'opera straordinaria che la Hirschman ha compiuto nel giro di pochi mesi, poi di fatto, prima della malattia, è qualcosa di davvero di una modernità assoluta, perché capire che il ruolo delle donne avrebbe portato una nuova linfa all'Europa, alla costruzione europea, alle istituzioni, ma anche viceversa, che l'Europa avrebbe portato al movimento femminista una possibilità di concrete realizzazioni, di concreti traguardi. E queste cose, ripeto, oggi possono sembrare forse banali, ma all'epoca non lo erano assolutamente. E si deve, questo ripeto, è straordinario davvero, leggendo poi le carte, scoprire quanto Ursula abbia dato vita, abbia proprio dato anima, abbia dato tutta se stessa, poi, perché appunto dopo c'è la malattia, l'ultima parte della sua vita di fatto concreta, attiva politicamente, è questa. Ma è un'opera così straordinaria che di fatto resta senza seguaci, perché non c'è neanche il tempo per Ursula, purtroppo, di creare una struttura. Ursula si lancia, si trascina dietro di sé molte donne, da Fausta De Sorma a tante altre, che poi tenteranno in qualche modo di portare avanti questa impresa, ma cambiano i tempi, cambiano le persone, cambiano le situazioni, e soprattutto senza Ursula poi questa impresa purtroppo tende dopo 2 anni a sparire. Però resta luminosissima, resta davvero, se la si riguarda oggi con gli occhi di un'Europa in cui ci sono una Presidente della Commissione Europea, un Presidente della Banca Centrale, molte donne nei parlamenti nazionali e molte donne anche al Parlamento Europeo, resta qualcosa davvero di contemporaneo, non solo di moderno. Quindi, e questa cosa la ricorda bene appunto Marcella. È una trasformazione che Ursula compie verso se stessa, cioè capisce di non aver fatto per sé quel percorso di crescita, di autonomia femminile, che il movimento femminista invece le fa comprendere in un momento in cui lei si era trasferita, come ricordava, a Bruxelles, e non aveva più, visto che Altiero poi era commissario e quindi aveva dei ruoli istituzionali in cui lei non aveva possibilità ovviamente di intervenire se non a tavola la sera, si ritrova praticamente senza più un progetto concreto, e quindi lo crea dal nulla. E questo, ripeto, e questo la fa riflettere anche sul suo ruolo precedente di donna, di moglie. E poi Marcella, penso, citerà il passaggio, io adesso non ho il libro sotto mano ma non lo ricerco, però lei dice proprio a Altiero che probabilmente la sua vita è stata sbagliata, e Altiero ci resta malissimo ovviamente, poi Altiero Spinelli era un caratterino non da poco, quindi questa cosa però, ripeto, veramente questo libro, questa biografia ce la rende proprio vicina, ce la fa quasi toccare, è un dialogo continuo di Marcella con Ursula, a distanza di tempo e dello a distanza di tempo e spazio, ma è quasi veramente un dialogo muto che scorre benissimo. Quindi io invito tutte e tutti a leggerla, perché è una figura purtroppo ancora poco conosciuta. Ok, grazie. Grazie Marco. Adesso mi ha molto colpito, devo dire, qualche passaggio del suo intervento,
come per esempio quello della modernità che ha più volte sottolineato di questa figura e del suo pensiero e anche della sua azione, no? Perché non è stato solo un pensiero né un sogno, ma anche un progetto concreto. E il suo ruolo fondamentale accanto a questi due uomini che lei ha amato è poi questa aver dato l'anima, no? Mi è piaciuto perché una, come dire, dà proprio il senso di un impegno fino in fondo. Allora, adesso la parola passa alla professoressa Filomena Guidi per il suo. Sì, grazie. Saluto tutti i presenti e ringrazio Fosca Pizzaroni per avermi invitata a questo dialogo e Marcella Filippa per avermi dato l'opportunità attraverso il suo libro di conoscere questa figura così importante e così forte come Ursula Hirschman. Naturalmente io da un po' di deformazione personale, da donna di scuola, diciamo, mi sono chiesta come collocare questo libro all'interno di un genere letterario e ho trovato la cosa complicata perché potremmo, per esempio, definirlo una biografia, ma qui non si tratta semplicemente della ricostruzione della vita di Ursula Hirschman, poiché le sue vicende incrociano le esistenze di tanti personaggi che hanno inciso nelle vicende storiche e politiche del secolo scorso. Allora mi dicevo, forse potremmo considerarlo un lavoro storiografico, perché lo sfondo sul quale poi si dipana tutta la narrazione ci restituisce il clima dell'Europa del secolo scorso, con tutti i fermenti di opposizione alle idee del nazismo, ci restituisce il clima dell'Italia durante la dittatura fascista e durante la Seconda Guerra Mondiale, con le storie degli esiliati, dei confinati. Con questo desiderio di un'Europa libera e di ispirazione federalista. Ma non è solo il racconto di un'epoca storica. Allora, le numerose citazioni che confermano alcune tesi sostenute dall'autrice ci potrebbero far pensare ad un saggio monografico, magari di carattere storico-politico. Me ne sono uscita da questo dilemma di collocazione letteraria dicendo che io, raccontando che personalmente ho letto il libro come fosse un romanzo. Questa lettura piacevolissima, semplice, che ti conduce per mano, che ti coinvolge fin dalle prime pagine, e ti porta a intrecciare eventi e personaggi. E che invogliano poi il lettore a procedere ancora nella lettura per condividere con i protagonisti le ansie, le aspettative, gli eventi, le paure, lo stupore, la meraviglia. Insomma, è come un invito, per parafrasare il titolo, a salire su una giostra. Guardiamo un po' alla protagonista. È già emersa questa figura forte, decisa. E questo suo carattere si staglia sin dai primi anni della sua esistenza, già da bambina, quando viene fuori il contrasto con una mamma che lei ritiene un po' mondana, che ritiene piena di pregiudizi, di luoghi comuni, libertina la definisce. E questi aspetti del carattere della mamma si contrappongono invece a un proprio modello di vita che è ispirato al rigore morale, al senso di libertà, in cui crede appunto Ursula. Come diceva prima Fosca, Ursula nasce a Berlino e nasce nel 1913. Gli anni giovanili di Ursula sono caratterizzati dalle frequentazioni con i gruppi dei giovani socialisti in Germania e naturalmente queste frequentazioni la metteranno in difficoltà nel momento in cui il nazismo si va prepotentemente affermando e quando il Bundestag viene incendiato, quindi viene occupato il Parlamento tedesco, Ursula è costretta a fuggire da Berlino. E questa fuga già ci fa capire quanto lei sia coraggiosa e determinata, perché lo fa in una maniera rocambolesca. Lei va in Francia addirittura in autostop, che per quei tempi non era cosa semplice, insomma. E queste scelte coraggiose ci restituiscono l'idea di questa donna, l'immagine di questa donna emancipata.
anzi direi veramente di una straordinaria contemporaneità. Marcella spesso nel libro sottolinea l'importante contributo che le donne hanno dato nella costruzione della storia dell'umanità. Cita per esempio Tina Anselmi, e poi sappiamo ha scritto un saggio anche su Tina Anselmi, ma c'è un passaggio nel libro che mi ha colpito molto ed è il parallelismo fatto tra Ursula Hirschman nella vita di Sophie Scholl, che, se mi permettete, vorrei riprendere un attimino. Dice: entrambe tedesche, sin da giovanissime oppositrici al nazismo, credono nella politica e nell'impegno personale come alta espressione del fare, coniugata ad una dimensione che rende i legami tra giovani della stessa generazione una forza attiva. Qualcuno doveva pur farlo, è la risposta che spesso viene data da coloro che incarnano l'opposizione radicale alla dittatura, qualunque essa sia. Qualcuno doveva cominciare, dopo tutto, avrà a dire Sophie. Entrambe lo hanno messo in atto, sin da ragazze, correndo rischi e pericoli che in quell'età spesso non si riconoscono e si affrontano spregiudicatamente. Anzi, la sfida assume il valore di un atteggiamento costante quando si è giovani. Quindi tutta la vita di Ursula è stata coraggiosamente impegnata in politica, fedele sempre alle idee di libertà, evolutiva, combattiva, passionale ma al tempo stesso rigorosamente logica. È capace Ursula, per la sua preparazione, per la sua, come diceva l'amico, concretezza, è capace di confrontarsi e di dialogare con intellettuali di alto spessore come il filosofo nonché marito Eugenio Colorni, con Altiero Spinelli, il suo secondo marito, e con Ernesto e Marta Rossi, già citate da Fosca, e tanti altri. L'impegno politico comunque la porta a vagare continuamente. E, come diceva Fosca, lei si definisce una senza patria, difatti attraversa l'Italia da nord a sud, compresa la sua presenza sull'isola di Ventotene per stare vicino appunto al marito Eugenio Colorni, che è lì confinato, varca i confini tra gli stati europei, trasporta documenti scottanti come appunto il manifesto di Ventotene, ed è presente, per questo anche, consentitemi, mi sono particolarmente legata a questa figura, perché è presente a Melfi, nella mia città dove sono nata e vivo, per circa un anno, perché Eugenio Colorni fu confinato a Melfi per circa un anno, e lì, diciamo, si segna un passaggio importante della loro vita, perché Eugenio Colorni, o meglio, Ursula confessa ad Eugenio che la loro storia ormai è giunta al termine, perché con grande onestà sentimentale lei, insomma, si riconosce il suo legame con Altiero Spinelli. È un momento molto di tensione forte per entrambi, ma una tensione che non si spende in attriti. E qui sta la grandezza delle due persone, sia di Eugenio Colorni che di Ursula, perché Eugenio gestirà questo momento della separazione con estrema lucidità. Non si farà contagiare da forme di deleteria gelosia nei confronti di quello che reputa e reputerà sempre un suo grande amico, Altiero Spinelli, e per il quale non verrà mai meno la stima. E né avrà recriminazioni nei confronti di Ursula. E a tal proposito Marcella Filippa riporta nel libro un passo del testamento di Eugenio Colorni che è molto toccante e che io vi invito a leggere. Dopo questa rivelazione, dopo la rottura del loro rapporto, Eugenio decide di darsi alla latitanza. Infatti fugge da Melfi il 13 maggio del 43, proprio quando comprende ormai che deve dare un'altra svolta, un'altra linea alla sua vita.
molto è stato, soprattutto negli ultimi tempi, questo dibattito è stato riaperto. Molti non hanno apprezzato questa scelta di Ursula, è stata molto criticata, mentre io ritengo che sia stata una scelta estremamente coraggiosa, considerati i tempi, considerato che Ursula aveva già 3 figlie con Eugenio Colorni e che si ritrova d'improvviso così in una città da sola, con la consapevolezza che Eugenio ormai ha preso una decisione che lo porterà quasi certamente alla morte, eppure mantiene questa sua l'onestà con se stessa, ecco, l'onestà con le sue scelte, la coerenza con le sue scelte. Questa coerenza continua per tutta la vita, come l'impegno politico. Abbiamo già detto, me l'ho già anticipato prima, che attraverso la politica e l'agire intellettuale Ursula sostiene e sosterrà i movimenti femministi in tutta Europa. E anche negli ultimi anni, quando è colpita dall'ictus, non abbandona mai il suo impegno politico, lo fa con difficoltà ma non lo abbandona mai. E quando Marcella Filippa narra appunto della malattia di Ursula, le pagine io le ho trovate, si fanno molto commoventi, perché è la figlia Renata che si occuperà di lei. E qui il rapporto madre-figlia si capovolge, quel rapporto che Ursula aveva vissuto in maniera così conflittuale con sua madre, adesso trovano un altro senso, perché si prende cura di lei, dicevamo, la figlia Renata. E la figlia Renata le insegna nuovamente a parlare, proprio come si fa con i bambini. E qui mi viene in mente La lingua salvata di Elias Canetti, perché Renata adotta la lingua primigenia, il tedesco, e il tedesco diventerà la salvezza di Ursula. E ora io mi avvio alla conclusione, ma prima di concludere vorrei ancora sottoporvi un passo del libro dove c'è Marcella fa una descrizione di Ursula che secondo me raccoglie riassume tutto ciò che Ursula è stata. Ursula, donna, madre, sorella, moglie, amica, ebrea, senza patria, poliglotta, europeista, minuta ma forte, amante della musica, in viaggio sempre, intelligente, colta, autonoma, fiera, tenace, musa ispiratrice, un po' brusca a volte, spregiudicata, coraggiosa, berlinese di nascita, ma cittadina del mondo, dall'apparente timidezza e incertezza, dalla eccezionale capacità di decisione, dei capelli corvini mossi dal vento dell'isola, sfidante, autentica, fragile, dalla pelle diafana, malata fino a perdere la parola, capace di rinascere tante volte, tessitrice instancabile, dimenticata per troppo tempo, vissuta in instabili equilibri, tante volte affaticata e stanca, sognatrice. L'Europa la sua casa, come in una giostra la sua vita. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Cercato di dare una lettura, insomma, di tutti i vari passaggi del libro di Marcella. Grazie molto, infatti, professoressa Guidi, perché è stata molto approfondito la sua lettura e anche la sua interpretazione del libro e anche del personaggio. E ha sottolineato, diciamo, quello che poi ovviamente ha sviluppato Marcella Filippa nel suo libro, la grande pluralità non solo degli interessi, ma anche dei modi di essere di questa donna, la sua grande coerenza, che è la cosa che mi ha colpito, e il coraggio, perché anche non solo nelle scelte politiche, ma anche nelle scelte private, come anche lei così bene sottolineato. Allora adesso non resta che passare la parola all'autrice Marcella Filippa.
che ha scelto una figura, devo dire, estremamente interessante e forse non abbastanza conosciuta. Quindi io lascio la parola a Marcella per il suo intervento. Grazie. Grazie a tutte e a tutti voi. Buonasera a chi ci ascolta e a chi ci vorrà ascoltare nei prossimi giorni. Devo dire che chi mi ha preceduto in realtà ha offerto un quadro del mio lavoro, della mia scrittura e di Ursula molto completo, quindi riprenderò solo qualche passaggio e proverò a dire alcune cose che spiegano un po' il senso di questo, della necessità di scrivere un libro proprio a 80 anni dal manifesto di Ventotene, a 30 anni dalla sua morte. Marco, che ha presentato in altre occasioni così bene il mio libro Nelle Marche, stasera diceva che Ursula è una donna moderna e nello stesso tempo quali donne oggi genererebbero 6 figli? In realtà mi viene da pensare che c'è un'altra Ursula che ha un incarico europeo molto importante che proprio di figli ne ha 6 e c'è una strana, uno strano legame. Sono 2 donne che portano lo stesso nome, che stanno dentro oramai non più un progetto ma una realtà che è quella europea e che riescono a coniugare queste identità così difficili per noi donne anche oggi da coniugare, avere figli, portare avanti un impegno politico intellettuale e essere così presenti in una o più relazioni di cui ci ha parlato invece Filomena. Relazioni fra Ursula e questi 2 uomini improntate ancora una volta a un elemento di grande, più che modernità, direi di grande rispetto e di straordinario rispetto. Se ben ricordi, Filomena, abbiamo presentato il libro proprio nella tua città, Amelfi, e forse qualcuno fra i presenti, dialogando con me, sosteneva che questo testamento così potente che scrive Eugenio in un momento così delicato della sua vita, in cui la grande storia d'amore della sua vita si sta per concludere, questo testamento che riconosce un grande amore e una grande amicizia e non si fa distruggere dall'odio e dalla gelosia, qualche giovane ragazza Melfi diceva dovremmo farlo leggere in contesti di violenza, in cui oggi alcuni uomini non sono in grado di accettare l'autonomia, l'emancipazione, la fine di una storia. Ecco, questo in qualche modo, vedete che tutte queste storie che io racconto in qualche modo possono offrirci oggi uno sguardo su quest'oggi così difficile che stiamo vivendo, a cui accennava anche prima Lidia. Un oggi così difficile non solo per la pandemia, ma anche, lo dico perché qualche volta mi si chiede, ma Ursula oggi come si collocherebbe rispetto a eventi anche inquietanti che stanno accadendo, come quello di questa migrazione epica che sta accadendo e di questi tentativi di ergere nuovi muri, proprio una donna che i muri non li voleva, ha fatto della sua esistenza una lotta contro tutte le forme di muro, di divisione, in un'ottica di accoglienza della diversità, non solo delle donne, ma anche di tutti coloro che
riconoscono il bisogno di avere riconosciuti i loro diritti, anche nella diversità. Qualcun altro ha parlato della capacità di questa donna di nascere e di rinascere. Io qui nel libro cito una filosofa che mi ha ispirato in molta mia scrittura, che è Maria Zambrano, una filosofa tra le più grandi del Novecento, spagnola, che parla appunto del concetto di rinascita. Ognuno di noi, e forse in qualche modo la pandemia ce lo impone, abbiamo bisogno di nascere e di rinascere. Maria Zambrano dice tutte le volte di cui abbiamo bisogno, proprio perché questo concetto di rinascita fa parte, diciamo, costitutiva della costruzione della nostra soggettività e della nostra identità. Avete parlato di empatia, ecco, del dialogo che io instauro nei libri che scrivo con queste donne, e con Ursula, diciamo, il rapporto empatico è stato molto potente. Forse direi, adesso che sono trascorsi alcuni mesi dalla pubblicazione del libro, forse più potente che con altre figure delle quali ho scritto percorsi biografici, riflessioni sulle loro esistenze. Perché? Perché in questa donna che ha delineato così bene Filomena prima, sono racchiuse tante identità. Io non amo nel mio lavoro santificare le persone di cui scrivo, e Ursula è davvero una donna che si presenta anche contraddittoria nel suo percorso. Non è solo una grande intellettuale che Eugenio le riconosce nel corso del loro rapporto. C'è un passaggio molto bello di Eugenio che dice: tu a 16 anni leggevi Rilke, io Rilke l'ho imparato a conoscere, a leggere molti anni dopo, grazie al tuo, come dire, alle suggestioni che tu mi hai offerto. Ecco, lei offre alle figure, alle persone, agli uomini che ha amato, grandissimi spunti intellettuali. Lei è anche la donna che con tre figlie riesce a andare a Ventotene, ritornare a Milano, andare a Venezia, dove riprende gli studi a Ca' Foscari e si laurea col massimo dei voti. Ecco, veramente, come dire, non solo qualcuno, Fosca parlava di una vita avventurosa, ma anche di una vita quotidiana molto difficile da sostenere. Allora il mio rapporto empatico con Ursula sta proprio in tutte queste vite che lei attraversa, che attraversa, come dico io nel sottotitolo che ho voluto fortemente e che la casa editrice, ringrazio, mi ha permesso di elencare, come in una giostra. Perché? Perché lei sale e scende continuamente da questo suo percorso di vita, che è anche un percorso molto doloroso. Quando Marco parla della sua forza di organizzare contro, diciamo, tutto e tutti, e contro Altiero, che non contro, con Altiero che fa fatica a organizzare questo grandissimo convegno di Parigi che porterà grandissimi intellettuali della portata di Camus, eccetera. Ecco, lei deve fare delle scelte molto dolorose. Lei deve abbandonare, perché di questo si tratta, le tre piccole bambine in Svizzera, in una Nursery che in realtà poi si rivelerà non proprio, come dire, tutelante per le bambine. C'è un passaggio, anche qui questi uomini e queste donne sono molto spietati nel loro nel giudicarsi a posteriori. Nella straordinaria autobiografia di
di Altiero Spinelli, come ha imparato a diventare saggio, Altiero dirà che quando Ursula e lui tornano in Svizzera per riprendersi le bambine, si vergognano dello stato precario di salute, le bambine hanno i capelli pieni di pidocchi, sono dimagrite, non le riconoscono più. Ecco, sono scelte che in realtà anche altri uomini e altre donne nel Novecento hanno dovuto fare, non certo come, parafrasando quel film straordinario con Meryl Streep, La scelta di Sophie, non è quella la scelta che Ursula deve fare, ma deve fare scelte molto dolorose che non, come dire, possono in quel momento comprendere tutte le identità e tutta, diciamo, la dimensione affettiva di questa donna. Ecco, che è una donna che riconosce un altro elemento che io credo straordinario, in una forma del tutto laica. Ecco, è laica fino in fondo Ursula, anche quando scrive in un suo passaggio che io ritengo assolutamente importante in Noi senza patria, ma noi possiamo soltanto amare, non per bontà, non per senso religioso, ma perché è l'unico modo di restare nella realtà. Ecco, questa dimensione dell'amore, che non è una dimensione, diciamo, religiosa, ma forse spirituale, che attraversa anche altre donne. Io parlo nel mio libro, e mi avvicino alla conclusione perché abbiamo un'ora e quindi dobbiamo stare nei tempi. Io uso questa immagine che mi piace molto, che ho usato anche in altri libri, le costellazioni, cioè provo a stabilire legami reali e simbolici con donne e uomini che si sono incontrati in vita, che forse non si sono incontrati, ma che hanno, come dire, delle grandi affinità. E Filomena ha citato una delle ragazze a cui sono più legata. Il 9 maggio non è stata solo la data in cui è uscito il libro, ma il 9 maggio è la festa dell'Europa. E quest'anno era il 9 maggio 2021 il centenario della nascita della ragazza della Rosa Bianca, che è Sophie Scholl. Ecco, quindi forse tutte queste cose, ancora altre di cui non abbiamo tempo, e forse l'invito, se avrete piacere e voglia di leggere il libro, vi offrirà uno sguardo sul Novecento, come dire, che riconosce il valore delle donne, ma che riconosce il valore di tutte queste figure che hanno contribuito a rendere un'Europa, lo dico con tutto l'affetto per l'impegno federalista, per Marco, un'Europa che dobbiamo contribuire ancora fortemente a rendere un'Europa di cui andare fieri, perché in questo momento le contraddizioni che l'Europa sta vivendo e che alcuni paesi stanno vivendo sono davvero, davvero laceranti. E quindi l'esempio di Ursula, di Altiero, di Eugenio, di Ernesto Rossi e di Ada Rossi ci sia di illuminazione. Grazie, grazie a voi. Grazie Marcella per questo tuo racconto del libro e soprattutto di questa figura che va insieme a molte altre, forse rispolverata o meglio riconosciuta, perché certamente soprattutto le figure femminili finora hanno sempre avuto un ruolo diciamo di secondo piano. Quindi la tua attenzione per queste figure femminili che riporti in auge, tra virgolette, insomma, perché si possano conoscere e capire il ruolo che le donne hanno avuto fondamentale, il ruolo fondamentale che le donne hanno avuto nella costruzione del nostro tempo e in questo caso dell'Europa, è fondamentale. E, la cosa che mi ha colpito anche nel tuo intervento
intervento, così come negli interventi precedenti, è la statura di questi personaggi di cui parliamo, no? Nelle scelte pubbliche come in quelle private, perché appunto la sottolineatura di questo rapporto d'amore che finisce, ma non finisce il rapporto di stima, di vicinanza e anche di amicizia. Cioè credo che davvero sia, insomma, dia il segno e il, come dire, il polso della grandezza di questi personaggi, no? Che non si fanno, perché hanno degli ideali che sono molto più, come dire, sono molto alti, e quindi alla luce di questa loro di questo loro modo di vivere, di essere anche nell'impegno politico, si spiega questa capacità di non farsi prendere dalle passioni, diciamo, quelle meno alte. Quindi, insomma, questa è anche una cosa molto bella che hai sottolineato. E poi quello del mi ha colpito questo passaggio delle bambine lasciate, diciamo, in collegio, perché evidentemente c'era appunto qualcosa di, come dire, di molto importante da portare avanti, e quindi la scelta dolorosa certamente per una mamma, che però in quel momento non è riuscita a conciliare, come dicevi tu, i suoi molti ruoli, no? Perché è una condizione comune a molte donne, soprattutto alle donne impegnate nel sociale, nel pubblico, insomma nel politico, conciliare i ruoli privati e quelli pubblici. Quindi, insomma, anche questa scelta così dolorosa, insomma, che lei ha fatto, dà il senso della, come dire, di come lei sentiva questo impegno, questo progetto, insomma. Quindi è alla luce di questo che bisognerebbe, e rispolverando, diciamo, questi personaggi, il pensiero di questi personaggi, cercare di mettere, come dire, sui giusti binari un'Europa che molte volte, insomma, mi sembra, insomma, soprattutto, ripeto, come in questo periodo. Io non so se ci sono domande che eventualmente ci possano essere, no? Non mi sembra qui. Non so se i due relatori vogliono ancora sottolineare qualcosa dopo l'intervento di Marcella. Sì, devo Marco, sì. Forse, prego. Prego. Marco, sì. Va bene, allora intervengo prima io, poi lascio la parola a Filomena. Io credo che Marcella mi ha involontariamente fornito un assist non da poco, e quindi son chiamato a sfruttarlo, perché oggi riprendere Ursula Eichmann in mano e riprendere quello che è stata la sua azione credo serva per non buttare un'occasione davvero straordinaria, che è quella della conferenza sul futuro dell'Europa. Siamo chiamati come cittadine e cittadini, come associazioni, come movimenti, come partiti, a darci una mossa, a contribuire concretamente con idee, proposte e eventi a quello che vogliamo che sia il futuro dell'Europa. È un'occasione purtroppo di cui si parla ancora troppo poco, è partita il 9 maggio, sta avendo una partecipazione purtroppo bassa, complice anche sicuramente la pandemia, ma complice anche il fatto che appunto se ne parli poco. Quindi per me in questi mesi, per noi come Movimento Federalista, è importante coinvolgere più cittadini e cittadini possibili, più associazioni. Io credo che oggi, se fosse viva Ursula Eichmann, si collocherebbe alla testa di un movimento che porti alla conferenza le istanze delle donne e delle cittadine d'Europa e fuori d'Europa, quelle migranti che vediamo con i bambini nei boschi tra Polonia e Bielorussia, quelle migranti che vediamo insieme alla famiglia cercare di attraversare i confini tra Bosnia e Croazia, spesso rigettate indietro da noi europei, e questo lo dico con dolore, con vergogna. Le contraddizioni che citava prima Marcella ci chiamano in causa, e per quanto possiamo provare a girarci dall'altra parte, se è una reazione umana, ma dobbiamo avere il coraggio di affrontare quel buco nero che è quello che stiamo lasciando che accada dentro l'Europa, in Polonia, dentro l'Europa fisica, se non politica, dei Balcani, dentro l'Europa che si affaccia sul Mediterraneo e sul mare e sul continente africano. Noi siamo chiamati come europei a dare un piccolo ma decisivo davvero contributo, perché può sembrare un piccolo gesto, ma era un piccolo gesto anche quello di Fan pour l'Europe, e ha contribuito invece enormemente
alla storia appunto di alcune conquiste femminili con leggi europee che poi sono diventate leggi dei vari stati nazionali che le hanno recepite. E quindi davvero questa è un'occasione che chi è nel movimento da 40 anni dice non c'è mai stata, quella davvero come cittadini singoli di poter contribuire su una piattaforma online, quindi senza neanche un particolare sforzo, perché è una piattaforma multilingue. Magari potrebbe non essere decisivo, ma questo non lo sappiamo, lo sapremo solo a conti fatti. Quindi il mio invito è quello di informarsi sulla conferenza sul futuro dell'Europa e di cercare il più possibile di coinvolgere cittadini e cittadini, perché, ripeto, forse non avremo un'altra occasione del genere per 40 anni e non possiamo lasciare sprecata questa opportunità. Ursula non l'avrebbe fatto, ne sono sicuro. Grazie Marco anche per questo invito e per questo input a partecipare anche noi fattivamente alla costruzione ancora di questa Europa. Prego, Filomena Guidi. Io semplicemente voglio ringraziare tutti per gli stimoli che sono emersi, da ultimo quello di Marco, interessantissimo, questa sollecitazione all'impegno per l'Europa. E mi veniva da fare una riflessione, sempre così, da donna di scuola. Ursula Ischmann rappresenta un esempio di donna impegnata, un esempio, come abbiamo detto, di emancipazione, un esempio di contemporaneità anche, quindi un esempio da seguire. E per cui è importante far conoscere alle giovani generazioni queste donne, queste figure, donne e uomini, le donne in particolar modo, perché insomma non dobbiamo limitarci semplicemente a dipingere una panchina di rosso o a sfoggiare la scarpetta rossa nel giorno in cui si commemorano le donne che hanno perso la vita per azioni di violenza, ma è importante che le donne prendano una nuova consapevolezza di ciò che sono e di ciò che possono essere, della forza che hanno, del valore che hanno e dei diritti che hanno, perché credo che proprio come è la nostra identità di genere a vacillare. E si dice spesso che bisogna superare le differenze di identità di genere, ma prima di superarle bisogna avere consapevolezza di chi si è. Quindi prima recuperare una propria identità e poi, aprirsi a tutti. Niente, una semplice riflessione. Così. Grazie anche di questo, professoressa Guidi, se mi consente. Posso ancora dire una cosa, Lidia, però? Sì, vai. No, io volevo solamente ricordare, sottolineare il ruolo della scuola nel far passare queste figure e l'importanza che la scuola può avere nella formazione appunto di un'identità e di una costruzione di genere. Prego, Marcella, prego. Avviandoci alle conclusioni, due brevissime riflessioni. Questa presentazione, la quindicesima che ho fatto in giro per l'Italia, online nel primo periodo e in presenza in molte città, sono stata nei luoghi dove Ursula è vissuta, sono stata a Trieste prima delle manifestazioni e prima del contagio pazzesco che questa città sta avendo, sono stata a Melfi, emozionata davanti alla targa che il comune di Melfi ha apposto in questa casa molto malandata in cui vivevano, sono vissuti alla fine della loro storia, ma comunque insieme Ursula, Eugenio e le tre bambine. Mi piace molto questa targa, un uomo e una donna che progettarono e che aderirono a un grande sogno, il sogno di un'Europa, dice la targa, libera e pacificata. Questo credo che siano due concetti che possiamo far nostri oggi. L'ultima cosa, questo libro è stato scritto in lockdown, è stato scritto nella pandemia e ha un capitolo finale che io ho chiamato La cura. In questo oramai anno e mezzo noi abbiamo usato e abusato di questa parola, però credo che dobbiamo
ripristinare il valore potente della cura. Ursula si prende nel corso della sua esistenza cura di tante figure, delle figlie, degli uomini che ha amato, delle persone che ha incontrato. Abbiamo fatto questa presentazione al sud, a Caserta, oggi, e c'è un poeta che io amo molto, che è Franco Arminio, che parla di cura del paesaggio, di cura di noi stessi, e che io cito nel mio libro. Curare significa curare una persona immersa nel mondo e nel mondo che è immerso in lui. Curare significa prendersi cura del tutto che è in tutti noi. Ecco, io credo che l'esempio, il percorso di questa donna sia anche stato quello di prendersi cura e poi, come ha detto Filomena, nella giostra della vita, le figlie e la figlia Renata, di lei si è presa cura e ha insegnato alla madre a parlare ancora una volta attraverso la musica che cura. Con queste parole, con queste considerazioni finali, il tempo è scaduto per noi e quindi salutiamo tutti per la partecipazione e ringraziamo i relatori e al prossimo appuntamento al Salotto Casertano. Grazie a tutti, buonasera. Grazie infinite, grazie Marcella.